veloce sguardo ai dati di input, gli inquinanti che normalmente consideriamo e quindi, di cui quindi abbiamo bisogno di avere informazioni dettagliate sono il PM10, il PM25, l'ozono, gli ossidi d'azoto, per quanto ormai poco rilevanti anche gli ossidi di zolfo e il monossido di carbonio. Per quanto riguarda i dati meteorologici, si tratta di dati normalmente reperibili, un po' più problematico può essere la radiazione netta, che in realtà noi calcoliamo a partire dalla radiazione globale, anche se è un procedimento un po', diciamo, il modello usa un procedimento un po' discutibile, ma comunque in ogni caso consente di ovviare alla carenza di questi dati. Abbastanza dettagliati sono i dati invece riguardo la vegetazione, quindi qui abbiamo bisogno o di fare molte misure o in genere speriamo di trovare che le città sono interessate a queste indagini abbiano già un censimento degli alberi molto dettagliato. Questo è il caso per fortuna di molte città, soprattutto in nord Italia, di cui adesso poi vediamo due esempi. Quindi non sto a dire queste siti, ma sono abbastanza semplici, abbiamo bisogno di informazioni sul diametro, sulla forma e dimensione delle chiome, l'altezza della pianta, l'inserzione della chioma e poi valutazioni sulla condizione di vitalità della pianta. Se c'è stata un'infestazione di un parassita è importante saperlo, perché vorrà dire che quell'anno quella specie attaccata dal parassita sarà per forza di cose meno efficiente nel rimuovere l'inquinante. Questi sono alcuni esempi di città, dei rapporti di alcune città che hanno utilizzato questo modello CORE. Ecco, vedete che si inizia con molte città statunitensi, ma poi è stato utilizzato anche a Pechino, a Londra, a Madrid, eccetera. Per l'Italia, vedete Forlì, Milano, Firenze, recentemente Bolzano, sicuramente altre che io non, di cui non sono a conoscenza, perché è un modello liberamente accessibile, anche se presenta alcune difficoltà operative, quindi bisogna un po', diciamo, preparare i dati e diciamo, dedicarsi una certa quantità di tempo. Abbiamo utilizzato UFORE per alcune città italiane e abbiamo, diciamo così, siamo arrivati intanto ad alcune prime considerazioni di carattere generale, prima ancora di vedere dei numeri. Abbiamo visto che ci sono alcune specie molto efficienti. Spesso mi viene fatta la domanda, ma quale può essere la specie più efficiente per rimuovere? Ecco, la mia risposta immediata è sempre non lo so. Nel senso che, sulla base delle cose che vi ho detto prima, non esiste la specie più efficiente per qualunque posto, per qualunque condizione di inquinamento. Se invece la domanda è per la città di Milano, dove ho questo tipo di inquinamento, questo tipo di clima, queste possibilità di inserire un certo numero di specie, ma non altre, allora fra quelle che posso scegliere ce ne sarà sicuramente una che ha l'efficienza maggiore, ma ci saranno poi altre considerazioni che adesso diventano poi un po', come dire, molto operative. È vicino a una linea dei tram, è vicino a un marciapiede, non posso piantare una specie che distruggerà i marciapiedi solo perché rimuove molto inquinamento. È solo uno dei parametri di cui devo tener conto anche quando l'intervento è mirato in modo molto esplicito a migliorare la qualità dell'aria. Quindi alcune specie sono molto efficienti tutto l'anno e per tanti inquinanti. Alcune sono molto efficienti, ma teniamo conto che sono magari delle specie decidue e per un lungo periodo l'effetto è ridotto a quasi a zero. Alcune sono sempreverdi, quindi agiscono tutto l'anno, ma sono poco efficienti. È il caso, per esempio, poniamo dei lecci. Alcune sono molto efficienti, ma crescono poco. Ci sono alcune specie, in effetti, che sarebbe bello introdurre in modo più esteso, ma la loro azione diventa, come dire, significativa soltanto dopo un lungo periodo, perché hanno accrescimenti molto modesti. Alcune, per esempio, non sono adatte alle città, producono molto polline e ci ritroviamo magari a rimuovere inquinanti e a provocare una serie di disturbi di altro genere.
Un altro aspetto importante, alcune sono efficienti, ma non sono autoctone. Qui aprirei volentieri una brevissima parentesi per dire questo. C'è un grande movimento ormai da anni verso l'utilizzo esclusivo di specie autoctone in ogni ambiente. Io personalmente sono un po' perplesso. Molti dei parchi bellissimi che abbiamo nelle nostre città sono ricchissimi di specie esotiche e se non ci fossero quelli sarebbero molto meno belli. Secondo me per gli ambienti urbani, al di là del problema inquinamento atmosferico, bisognerebbe essere un po' più elastici. Comunque, soltanto un'osservazione. Ci sono infine alcune specie che possibilmente dovremmo utilizzare in modo molto limitato. Sostanzialmente tutte quelle del genere Quercus, quindi le querce, che ahimè sono proprio tipiche anche dell'ambiente della pianura padana, hanno tutta una serie di inconvenienti. Crescono lentamente, non intercettano molto gli inquinanti particellari, contribuiscono alla produzione di ozono e quindi alla fine mettiamoli in percentuali, come dire, di rappresentanza, ma non puntiamo su queste specie per raggiungere questo. Allora, veniamo quindi alle applicazioni. Quindi si tratta di progetti che abbiamo realizzato in questi anni e ne ho scelti alcuni che è un po' diversi uno dall'altro. Prima di tutto la città di Forlì, perché è stata la prima città italiana che ha utilizzato il modello UFORE per fare un'indagine a tappeto su tutto il patrimonio arboreo cittadino, sia pubblico e poi delle stime semplificate per la parte privata. Per darvi un'idea, questa è un po' la città di Forlì, 140.000 abitanti, non tanto verde francamente. UFORE consente di arrivare a fare delle stime albero per albero e quindi di andare, come dire, a verificare quanto la singola pianta può rimuovere di inquinanti dell'aria. Perché è importante questo? In realtà Forlì non voleva avere come obiettivo soltanto una fotografia dell'esistente, ma stava pianificando alcune nuove zone residenziali. Voleva fare un piano del verde e voleva capire quindi che specie proporre, che modalità di impianto, quindi distanze rispetto al traffico, come andranno messi i nuovi alberi, quali condizioni ottimali vanno garantite alle piante perché possano produrre questi effetti. E si è deciso di farlo guardando quello che succedeva sul verde esistente. E quindi sono state prodotte per tutti i viali della città, per tutti i parchi, delle mappe molto dettagliate. E poi si è fatto un lavoro di elaborazione dove si è visto che le piante di margine rimuovono, o meglio, ricadono nelle classi con maggiore rimozione, quindi sono date tutta una serie di indicazioni. La città di Milano è un progetto in corso, nel senso che Milano ha un patrimonio urbano di alberi pubblici di 220.000 alberi, mentre Forlì ne ha 25.000, oltre a 60.000 stimati per la parte privata. A Milano abbiamo cominciato a fare alcune zone a parco. Questo è il secondo parco cittadino, quello di Porta Venezia, Giardini di Montanelli. Vedete che è un bellissimo parco pieno di specie esotiche e vedete che c'è una grande differenziazione. Quindi non tutti gli alberi, anche a parità di dimensioni, diciamo così, producono gli stessi effetti. Terzo esempio che volevo mostrarvi è, abbiamo parlato di ammoniaca e di particolato in genere in pianura padana, il contributo della zootecnia è molto consistente, per tutta la pianura padana potrebbe viaggiare intorno al 10-12%. Ci siamo domandati se utilizzando certe misure che vengono sostenute dall'Unione Europea con dei finanziamenti volte a rendere, adesso uso delle parole che non sente, poi evito perché sono un po' generiche, più verdi le aziende agricole, quindi ad aumentare anche una componente non coltivata, quindi può essere anche appunto arborea, eccetera, in prossimità delle aziende agricole, quale effetto può avere sulla intercettazione di particolato e sull'intercettazione di ammoniaca. Ecco, questi sono appunto i numeri di Forlì che vi dicevo.
circa 65.000 alberi, di cui 25.000 censiti e misurati individualmente. Quindi di ognuno c'era una semplice carta d'identità con la specie e tutte le misure che ci interessavano. Gli obiettivi erano diversi, è stato è stata un'amministrazione molto lungimirante, quindi cercava di avere questa informazione anche per programmare il futuro sviluppo della città e quindi anche la componente verde. E siamo arrivati a questi risultati che forse può essere non immediato cogliere la loro rilevanza. Innanzitutto, per capire quanto particolato viene intercettato, il modello ci dà una stima appunto della somma della superficie di tutte le foglie presenti su tutti gli alberi della città. E quindi capiamo insomma che si tratta di molti campi da calcio. La biomassa fogliare ci serve per capire la rimozione invece di inquinanti gassosi e la stima prodotta dal modello indica una rimozione di 25 tonnellate di PM10. I due numeri riguardano la componente pubblica e la componente privata del patrimonio arboreo. È tanto? È poco? Io volevo dire una frase all'inizio che è veramente importante quando si parla di questo tema. Il miglioramento della qualità dell'aria si fa riducendo le emissioni. Quello che sto dicendo, e questo numero lo conferma, il verde urbano, il verde in generale, può rientrare in una strategia complessiva per mitigare l'inquinamento, ma sicuramente non bisogna, eccedere nelle aspettative. Per Forlì la rimozione del PM10, per esempio, stimata rispetto alle emissioni è poco meno del 7%, che è un numero molto elevato rispetto anche a tanti studi di altre città. Ci sono in realtà città che lo superano questi valori, però diciamo in generale si è su valori molto più bassi. Ma qui bisogna anche tenere conto che noi facciamo un confronto sul PM10 primario, quindi non teniamo conto del fatto che c'è un'altra componente PM10 che fa sì che questa percentuale in realtà sia un po' più bassa di quello che indichiamo. Questo vi ho detto, adesso possiamo anche lasciare. C'è stata però una parte interessante di questo studio che è stata prima la fotografia dell'esistente, quanto è efficiente il verde esistente, trarre queste indicazioni di carattere generale e poi tradurle in indicazioni per il futuro e quindi come vadano progettati nuovi viali alberati, possibilmente con quali specie, quali distanze, quali potenzialità, eccetera, le parcheggi. Non ce lo fa, ma è facile immaginare, è molto importante, per esempio, adesso penso fosse un po' di interesse, ma che le auto posteggiate siano messe in condizioni d'ombra, non soltanto per un elemento di benessere nostro quando entriamo in auto d'estate, ma anche perché in passato i serbatoi della benzina non erano a tenuta stagna, per cui lasciando l'auto al sole c'era un'emissione di vapore di benzina che contribuiva a loro volta a produrre inquinamento dell'aria. In molti progetti la capacità di calcolare l'ombreggiatura è stata molto dubbia e spesso si trova macchina al sole, ma questo è la cosa. Gli interventi previsti dalla città di Forlì riguardavano anche una zona artigianale e abbiamo quindi proposto una serie di possibilità di intervenire anche su capannoni, qui più che altro per scopi di raffrescamento, perché dico la verità, tetti verdi hanno modeste capacità di rimozione di inquinanti, però anche di intervenire in zone un po' marginali, le chiamate interstiziali, quegli spazi dove non si può creare un'area verde, ma si possono comunque mettere delle piante che produrranno
piccoli, ma comunque non sempre trascurabili effetti. Ok, questo è ancora fornito, ma andiamo avanti. Ecco, questo qui è un po' il quadro che abbiamo fatto all'amministrazione di tutto quello che poteva essere fatto nei successivi 10 anni, quindi questo è giusto per dare un po' l'idea anche del, come dire, del respiro di questi progetti. Tenete conto che comunque mettiamo a dimora degli alberi che sono alti 3 o 4 metri, hanno una superficie foliare molto modesta, dobbiamo dare il tempo di sviluppare la lavorazione. Non ci dobbiamo preoccupare troppo, perché se guardo indietro il problema di inquinamento dell'aria, quando mi sono trasferito a Milano c'erano, ci sono, e temo ahimè che quando gli alberi che si piantano adesso saranno grandi, ci saranno almeno ancora un po'. Giusto per dare ancora qualche idea della rimozione di inquinanti da parte dell'aereo urbano nella città, questa è una stima molto preliminare di Milano, appunto 216.000 alberi, e qui abbiamo valutato che la rimozione possa essere intorno al 5% delle emissioni. Come notate, non vi sto dicendo nulla sulle concentrazioni che richiederebbero un'applicazione modellistica successiva, cioè bisognerebbe andare a considerare tutto quello che succede in atmosfera avendo tolto un po' di queste emissioni grazie all'effetto delle piante. Qui semplicemente facciamo un banale confronto, insomma un confronto tra quello che può essere, quello che sicuramente sono le emissioni, e quello che abbiamo stimato siano invece le rimozioni da parte del mercato urbano. Giusto a livello un po' scolastico, diciamo, un'idea di quanto, a quante macchine corrisponde a questo effetto. Vi segnalo inoltre l'importanza delle dimensioni delle piante, quindi la protezione degli alberi più grandi, più vecchi, quelli che spesso si definiscono alberi monumentali. Ne abbiamo individuati, ovviamente a Milano ce ne sono parecchi, abbiamo individuato un paio, che abbiamo fatto sempre col modello Fore delle stime. Ne abbiamo uno che sono entrambi questi in zona, chi conosce Milano, Porta Venezia, quindi questi giardini. Uno addirittura adesso è stato recintato, questo grandissimo platano, che appunto riesce in un anno a rimuovere quasi 2 kg di PM10, secondo il modello. E l'altro invece è una conifera esotica, un po' meno nota, una meta sequoia. Entrambi sono alberi di grandi dimensioni ormai, sono stati piantati, quando sono stati realizzati i giardini alla fine del Settecento, però hanno appunto una grande capacità di rimozione di particolare. Due parole, appunto, vi ho detto della zootecnia e problemi di intercettare particolato ammoniaca emessi dal settore zootecnico. Spesso non abbiamo ben idea di quanto sia affollata la pianura padana. Oltre a 20 milioni di umani convivono anche 5 milioni, in Lombardia 5 milioni, perché in realtà 4 milioni. Comunque il grosso dei suini sono in Lombardia, l'Emilia ne ha molti meno, ne ha abbastanza a Piemonte. Poi ci sono bovini, anche 20 milioni di polli, tacchini, eccetera, che naturalmente hanno le loro emissioni, sempre caratterizzata da una forte componente di ammoniaca. Questa è un'immagine satellite in cui è stato utilizzato un sensore in grado di rilevare proprio l'ammoniaca, e questa mappa sulla destra invece dimostra come la pianura padana sia una delle 10, si chiama appunto 10 aree zootecniche europee. La zootecnia ha un po' questa caratteristica di autoalimentarsi, nel senso che di creare proprio dei grandi distretti che poi crescono. Attualmente in pianura padana c'è un po' una situazione fluida, nel senso che le grandi concentrazioni zootecniche di Brescia sono andate un po' in crisi per una serie di motivi, e gli allevatori si stanno trasferendo verso Pavia, Lodi. Pavia, che era una zona poco zootecnica, vede arrivare grandi impianti zootecnici proprio in questi anni. Cioè, giusto qualche giorno fa sono andato a visitare un'azienda che dovrebbe diventare quella che si chiama
la sono chiamata città del maiale, nel senso che sono previsti in un unico impianto 25.000 capi. Per darvi un'idea comunque di quanto poco sia interessante per l'occupazione, si parla di 10 dipendenti. Cioè tutto completamente automatizzato, a quel punto quasi nessuno vedrà quei maiali, penso, nel senso entrano a 30 kg, escono a 200, ma non diciamo questo. Allora, andiamo, ecco, per darvi un'idea, visto che magari molti sicuramente sapete benissimo queste cose, ma questa è periferia di Lodi, tutti questi puntaspilli, non si chiama puntaspilli, come si chiamano, quei fermacarte anche gialli di Google, indicano un'azienda zootecnica. Quindi Lodi, per dire, è completamente circondata la sua parte meridionale da aziende zootecniche, quindi di vario genere, ovviamente prevalgono i suini e i bovini, e l'emissione di ammoniaca è data sia dalle stalle ma soprattutto dalle strutture di stoccaggio degli liquami. Noi ci siamo domandati se realizzare delle fasce verdi con diverse caratteristiche, abbiamo fatto tutta una serie di valutazioni, di schemi, e poi le abbiamo dati in pasto al modello e ci siamo domandati che effetti potevano avere. Dato che le aziende agricole adesso hanno questo obbligo di rinverdimento, abbiamo pensato potesse essere anche una soluzione, come dire, interessante. Tanto dovete piantare delle cose, piantate delle cose che abbiano un senso e una buona capacità di funzione. Quindi siamo partiti da specie completamente autoctone, abbiamo fatto dei filari molto tradizionali, abbiamo guardato che effetti avevano e poi abbiamo cominciato a cambiare le specie, la disposizione, eccetera, fino ad arrivare a un modello di verde, non particolarmente impegnativo nella sua realizzazione, e ho visto che tra quello più tradizionale e quello che proponiamo ci sono delle grosse differenze di area fogliare, che è la cosa che ci interessa, di rimozione del PM10 e di rimozione dell'ammoniaca. Questi sono però dati relativi, perché quando andiamo invece a guardare questo qua, perfetto. Quando andiamo a fare invece delle valutazioni in termini assoluti, vediamo che questo modello di filari che abbiamo proposto ha un notevole impatto sul PM10, perché dopo un certo numero di anni riesce a rimuovere circa il 50% delle emissioni aziendali. Per quanto riguarda l'ammoniaca, la quantità di ammoniaca emessa non ci consente assolutamente di proporre una soluzione di questo genere, bisogna lavorare su altri fronti. Questo, d'altra parte, spiega anche perché c'è l'obbligo adesso della copertura delle vasche di stoccaggio, che effettivamente riducono le emissioni del mondo. E andiamo quindi verso la fine per dire quali sono le prospettive. Beh, appunto, c'è tanto entusiasmo per piantare alberi. Penso ne valga la pena considerare di piantare quelli giusti, di piantarli bene, di, soprattutto di stare dietro agli alberi, non dimenticarsi che hanno bisogno di manutenzione, che non siamo in ambienti naturali, per cui li possiamo abbandonare al loro destino, crescono in ambienti che non sono i loro, sono i nostri, le città, e quindi è necessario accompagnarli nella loro vita. Ci sono tante idee, alcune interessanti, alcune un po' stravaganti, piantare alberi in Piazza Duomo, ad una seconda categoria, esiste ormai un problema di spazi, cioè dire piantiamo 1 milione di alberi intorno a Milano va a confliggere con altri importanti usi del suolo, non c'è più questo suolo disponibile per ogni occasione, per ogni 10 minuti, per cui dobbiamo ragionare come utilizzarlo. Queste sono soluzioni appunto alternative, tenendo conto della mancanza di spazio, dal punto di vista dell'efficacia si sono fatte un po' di valutazioni, anche a me sono poco promettenti. Ecco, ultima cosa che vi dico, ho scelto alcuni suggerimenti, perché 25 e 10? Perché 25 ve le ho stampate su un foglio che se volete ritirare come uscite. Ve ne faccio vedere 10 di suggerimenti che, come dire, nascono un po' da queste esperienze che abbiamo fatto, che ho molto sintetizzato.
Anche questo, ovviamente, aumentare la quantità di alberi va sempre bene. Dico una cosa che non piace: gli alberi si piantano e si tagliano. Lo so che Alessandro si arrabbia ogni volta che vede tagliare un albero, però gli alberi hanno una vita, vanno incontro anche una morte, è inutile, cioè proteggiamoli, ma voglio dire, teniamo conto che è un ciclo vitale naturale, quindi piuttosto quando ne muore uno pianta noi due, questo c'è, o anche di più. Favorire le specie dove va la superficie fogliare. Se il problema è il PM10, la superficie fogliare è il parametro chiave, cioè avere tante foglie grandi, perché è quello che consente di aumentare l'intercettazione e quindi la rimozione. Manutenzione, vi ho accennato alle querce, all'emissione di composti che favoriscono la produzione di ozono. Purtroppo appunto le querce sono in cima alla lista di quelle da limitare. Proteggiamo i grandi alberi di grandi dimensioni, ovviamente gli alberi monumentali, ma ci sono tanti grandi alberi che non sono classificati come monumentali, finché ne vale la pena. Altri suggerimenti che vi do, ovviamente, è preferire specie che richiedono poca manutenzione, senza cadere però in quella che sta diventando un'abitudine sempre più diffusa a parte amministrazione, di piantare specie di piccole dimensioni. Le specie di grandi dimensioni danno problemi di manutenzione. Cascano i rami, c'è l'evento di vento che stronca qualche pianta e quindi ci sono danni, eccetera. Cosa facciamo? Piantiamo dei ciliegi. Massimo 3 metri, tanti bei fiori, zero intercettazione di inquinanti, però, perché è quasi come se non avessero piombo. È una cosa che sta prendendo piede.